Presidente Chiodi, altri tre punti importanti, quarta vittoria nelle ultime cinque, insomma forse definitivamente l'Aquila è uscita dal tunnel. Sì, sicuramente stiamo facendo tanto, adesso ci stiamo ricredendo, però massima concentrazione, non dobbiamo pensare ad altro, dobbiamo pensare solo che ogni partita è una storia a sé. Oggi abbiamo dato tantissimo al primo tempo e abbiamo sofferto tantissimo al secondo tempo, questo non deve accadere. Purtroppo io capisco anche le difficoltà dei ragazzi, stanno perdendo nel fisico, d'altronde 8 partite con un mese, un po' più di un mese, è tantissimo. E adesso dobbiamo riprendere la forma fisica, giovedì è l'ultimo grande sacrificio col Savona e speriamo, insomma, che tutto venga per il meglio. Noi siamo consapevoli che stiamo facendo tanto in questo momento, abbiamo ritrovato una serenità sotto tutti i punti di vista, sia da quello societario che quello tecnico, quindi sono veramente soddisfatto, stiamo andando avanti bene. Anche da questa vittoria si vede lo spirito di sacrificio che abbiamo riacquisito e vincere queste partite ha ancora un sapore più bello perché ci fa capire che ci siamo e ci saremo fino alla fine. Si è riaccesa una piccola fiammella, 3 punti dalla Reggiana, però forse sarebbe meglio non pensarci, anche perché, come lei ha detto più volte, ha pesato fin troppo il mese e mezzo tra gennaio e febbraio. Sicuramente, abbiamo detto che non vogliamo guardare la classifica, è normale che oggi la classifica sorride più ai nostri colori, però noi dobbiamo pensare a fare più punti possibile perché recuperare il terreno perduto è un'impresa. Stiamo riaccendendo la fiammella e ci dobbiamo credere fino alla fine per non avere poi magari alla fine dei rimpianti.